proposito di corsa, grandi campioni della corsa nazionale, nel senso sono dei nostri nazionali, ma loro hanno vinto anche loro davvero di tutto. Sul palco in questo momento invitiamo Manuela Levorato. Manuela Levorato! Vabbè, eccola là, prego. Poi ancora, sono tanti. Che piace che? Andrea Longo. Ciao, prego, anche di qua. Beato tra le donne. Chi? Andrea, sì, beh. Andrea, allora, per cavalleria logicamente, prego, mettiamoci a questa parte dove siamo un po' più illuminate, che ho qualche foto insieme. Posso prima lui? Non me ne vogliate, signorine, che belle. Allora, che dire? Una serata comunque, mi auguro, piacevole anche vista dalla platea. Buonasera a tutti, direi poco eccezionale. Noi siamo abituati ad altre platee, però posso assicurare che l'emozione che ho vissuto, che sto vivendo stasera, è unica. Non ci sono parole, vado a casa con... Sì, in macchina questa volta. Vado a casa contento di avere vissuto questa emozione unica e speriamo che quel famoso bussolotto che è lì in fondo alla fine della serata sia pieno. Grazie a tutti. Grazie. Manuela, ben trovata. Una battuta anche a te, grazie. Come Andrea, come hanno detto gli atleti che mi hanno preceduto, sono molto contenta di essere qui con voi questa sera. Ringrazio Vincenzo che ha fatto un grandissimo lavoro, infatti è da qualche mese insomma che manda mail eccetera, e ho conosciuto la sua splendida famiglia, Romina e la sua compagna, e la sua bellissima bambina Valentina, a cui mando un grandissimo bacio. Mi è piaciuto moltissimo sentire prima i progetti che ha questa associazione, e questi 10 giorni di vacanza mi hanno fatto immaginare questi bimbi e insomma che possono fare qualcosa di diverso, e effettivamente poi anche far passare magari ai propri genitori insomma dei momenti un po' più di relax. Perciò anch'io sollecito, come ha fatto il mio collega Andrea, come hanno fatto gli altri, a poter insomma ricordarsi insomma di quello scatolone lì, e anche per ringraziare della bellissima, meravigliosa serata degli artisti che penso ricorderò. Perciò vi ringrazio di avermi invitato. Grazie a te. A tutti. Sul palco è un po' diverso della pista, quindi è un po' più, ho detto che è difficile stare sotto un palco. Ma no, non è difficile. Non è timida. No, l'unica cosa è che un accento un po' diverso perché sono francese, ma cosa posso dire? Grazie dell'invito. Per me è sempre un piacere essere presente in queste serate. E quando tocca i bambini per me è ancora più emozionante. E cosa dire? Niente, che siete numerosi stasera e che spero che aiuterete tanto questa associazione, e io nel mio piccolo non so cosa posso fare, ma sperando che con tutta questa gente potremo fare qualcosa di grandissimo. Grazie. Grazie ancora ai nostri campioni, poi ci vediamo per il gran finale. Grazie ancora, è stato importante. Tanto importante quanto difficile, è un grazie per l'organizzazione, portare tanti artisti, tanti campioni, ma l'entusiasmo che hanno dato sia nel backstage, sia dietro le quinte, sia comunque sopra questo palcoscenico è grande. Grazie davvero. Un applauso ai nostri ospiti, sincero.